È una bella domanda. Io faccio fotografie da quando avevo più o meno 12 anni. Evito di fare il calcolo di quanti anni sono. E in realtà ho iniziato, credo, a causa di un difetto, perché io non vedo molto bene i colori. Quindi ho passato parecchi anni a cercare di capire questo problema, questo difetto nella mia vista, e quindi abituandomi ad osservare molto di più magari degli altri miei amici le cose, i colori, i particolari, le scene, forse questa cosa ha sviluppato per me in me il senso dell'osservazione, e poi con la fotografia ha avuto, diciamo, un pochino il suo compimento e anche qualcosa in più, spero. Sono venuto sulle mongolfiere perché mi piace tantissimo volare e quindi ho volato in parapendio e con quasi tutti i mezzi volanti, e la mongolfiera è un modo di volare molto soft, molto bello, molto silenzioso e secondo me molto molto utile per fare le fotografie, perché non è un movimento rapido tipo quello con l'elicottero, è come essere sempre su un balcone che si sposta nel cielo e quindi è perfetto per fotografare. È un'emozione forte, soprattutto con queste immagini, perché queste sono immagini molto particolari, sono delle fotografie astratte, quindi non sono le classiche fotografie che sono magari belle perché sono delle fotografie di un bel paesaggio oppure di un bel soggetto, ma sono fotografie che diventano interessanti nonostante il soggetto sia banale. E quindi c'è proprio un pochino l'idea di tirar fuori qualcosa di interessante da qualcosa che in realtà in origine non è così interessante. Ma in realtà mi piace questo gruppo qua alla mia destra, perché sono tutte immagini intanto coerenti come colore, sono tutte immagini fatte durante la mattina presto, prima che sorga il sole, con il terreno brinato, e sono tutte immagini che riprendono appunto quello che dicevo prima, delle situazioni in cui chi ha creato queste situazioni non sapeva di creare qualcosa di interessante dal punto di vista grafico ed estetico. E quindi, diciamo, le mie preferite sono proprio queste qui. Poi chiaramente anche le altre, però forse non ce n'è una preferita. Sono fatte tutte in Valle d'Aosta, sono fatte tutte dalla mongolfiera e sono fatte tutte abbastanza esattamente in verticale. Sì, questa mostra dura fino al 19 luglio, forse poi la prolungheremo di qualche giorno, e si trova presso la Smart Gallery Store in Art & Do di via Martinet numero 6. Io sono presente anche su Facebook e ho un sito www.alteluci.it.